Salve, noi siamo il Tatami Black Mamba. Allora, da circa 5 anni a Casanuovo di Napoli, presso la sede della SD Charles Gym, grazie all'entusiasmo di Carlo Esposito, che ne è presidente, abbiamo messo in piedi il nostro progetto Tatami Black Mamba. Pur tenendoci ancora in una fase evolutiva, abbiamo messo in piedi una discreta realtà per quanto riguarda il BJJ e il grappling, anche applicato alle MMA, che ci ha permesso di portare avanti un certo discorso e a casa diversi titoli e medaglie, in modo particolare nelle fasce giovanili. Il Tatami Black Mamba, noi ci troviamo a Casanuovo di Napoli, come ho già detto, adotta le didattiche Figma, in particolare tutor e fonte di grande ispirazione per noi è il maestro Giuseppe Chiapparino per la disciplina del BJJ, e il maestro atleta pro di MMA Romeo. Grazie al percorso, diciamo, formativo intrapreso, abbiamo potuto creare in periferia questa realtà e portare sul tatami molti giovani. Proprio per questo è motivo di orgoglio per noi essere arrivati a tesserare quasi 50 atleti e ancora di più il fatto che tra questi atleti ci siano circa una quindicina di piccoli atleti sotto i 13 anni. Proprio questo aspetto della formazione dei bambini, degli atleti nelle fasce giovanili è stato approfondito dal tecnico Olivetta attraverso la formazione Figma, in particolare la formazione curata dal maestro Sanchez e dal dottor Angotti relativamente alla lotta per bambini, dove sono stati attenzionati tutti gli aspetti relativi all'allenamento del piccolo atleta. La formazione, diciamo, ha fatto sì che si andassero a cogliere e acquisire tutti i contenuti e le metodologie valide per la crescita del bambino, del giovane. E quello che, diciamo, si è andato a vedere è che allenare un bambino non vuol dire allenare un piccolo uomo, ma vanno focalizzati tanti aspetti di crescita individuale, dall'approccio psicologico alla lotta, al confronto, per poi passare in una sfera diversa che è quella di acquisizione di capacità motorie attraverso una pratica che sia ludica in primis e poi agonistico-sportiva. Come progetti futuri, nel futuro del tatami Black Mamba, grande supporto in quest'ottica ci viene data dal nostro presidente Esposito, è quello di creare un percorso dedicato al BJJ per ragazzi ipo e non vedenti, un po' come per il judo, disciplina, diciamo, dal quale deriviamo, e anche per persone con deficit motorio, proprio per la grande valenza che ha il BJJ anche in questo contesto, e per poter portare sul tatami anche ragazzi e persone che diversamente non potrebbero praticare sport. Il motto del tatami Black Mamba è una frase di Aristotele, che io penso sia un po' l'essenza di quella che è la forza del buon atleta, cioè noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Pertanto l'eccellenza non è un'azione ma un'abitudine. Mi congedo salutando l'amico e maestro Giovanni del Team Vesuvio e il nostro docet maestro Giuseppe Chiapparino.